Ma come tu ti sei salvata allora quando hai dovuto fare film con un regista che non aveva questa cosa, un scintilla, che non aveva questa passione? E lì ti ha aiutato cosa? Allora, a questo momento, quando vedo che va a essere un disastro, mi ricordo di quella frase di Gassman che diceva non parlo mai a un regista, perché se lui è bravo non serve di niente, e se lui è brutto impeggiora le cose di parlare con lui. Questo è vero. Dunque, per rispondere, quando mi accorgo che sono sbagliato e che vado a lavorare per 2 mesi con qualcuno, però sto zitta e cerco a salvare la parte, quello per quale ho detto di sì, perché credo che finalmente, quando guardo indietro di me, mi sono spesso sbagliata, ma ho sempre fatto le cose che volevo. Ma ho scelto una parte perché la amavo. Non ho mai accettato una parte per stare a lavorare con un regista. Prima di tutto era la parte, perché penso che la vita è corta e che dunque a forza di fare delle parti che tu non ami solo per stare là, la vita è passata. Che invece ho fatto parte di film brutti, ma posso rivendicarli perché quando li facevo forse ero infelice con il rapporto con il direttore, ma amavo stare questa donna là che mi avevano chiesto di essere. Dunque penso che dire ciao a un regista che tu non hai amato è facile, perché tu sai che tu non lo rivedrò mai più, ma dire ciao a un regista con chi tu sei stata felice per 2 mesi è un dolore, tu hai una malinconia. Mi ricordo di questo set di Tre Sorelle, Paura e Amore, era stato una festa. Grazie. Perché eravamo andati a Pavia, eravamo tutti fuori della città, mi ricordo di questa nebbia, sempre la nebbia. Oui, era qualcosa, mi ricordo di questo albergo sull'autostrada, sì. Era una festa, non conoscevo nessuno, però sì. Mi ricordo di te, perché tu eri appassionata. Se lo sono ancora. Io mi ricordo anche di lei che lei era un po' in un momento triste della sua vita, e io anche. Dunque ci siamo sempre guardati e abbiamo detto come siamo tristi. Ma era un pozzo di tristezza anche il film, che l'avete visto forse. Dunque ci ha anche aiutato su questo, ma ci siamo amati molto. E ho incontrato l'uomo fatto prima il tuo amante e poi l'amante della Scacchi, e lui ha avuto, forse l'avete sentito, un grande successo col film di Maren Ade, Tony Erdmann, no? Dove lui è il padre, che ha sempre questi denti artificiali, eccetera. È diventato un dio adesso in Germania, ma anche in altri paesi. E io l'ho incontrato a causa della prima in Germania, abbiamo parlato, lui si ricordava tutto del nostro film. Il film è stato fatto nel 87, dunque, e si ricordava di te. E mi ha fatto una canzone d'amore per lei che veramente... E ti ricordi di questo attore polacco? Sì. È molto bravo, e mi ricordo eravamo a Roma, era il tempo del Papa, sì. E lui gli ho detto cosa hai fatto ieri, e lui mi ha detto ho pranzato con il Papa, sì. Io sono Napoleone, ma come era polacco, sì, era andato a trovare il Papa e hanno pranzato insieme. Per chi
veniva da Cracova e Paolo II, o Giovanni Paolo, non sono così cattolica per ricordarmi tutti i nomi di, neanche di Benedetto nostro, come si chiama, ma lui era di Cracova. Il Papa veniva di Cracova e il Papa era, prima di diventare, era attore, dunque hanno fatto teatro insieme. Per quello lui è andato a mangiare, prendere la piccola colazione con lui, per lui era normale. Tutta la brula guardava, perché era già un po' vecchio, dunque tutti hanno pensato che... Certo, sì, tanto, sì. Me lo ricordo anch'io questo episodio sul film del... dell'attore polacco, amico del Papa polacco.